Video news di giovedì 6 ottobre, i titoli. Alluvione nelle Marche, l'assessore regionale Aguzzi incontra i sindacati per parlare della situazione delle aziende colpite dagli eventi atmosferici. Domenica prossima, 9 ottobre, ricorre la 72esima edizione della giornata ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il jazz è di casa al Politeama, Nico Gori, Ella De Bandini, Massimo Moriconi, Tre Big in concerto a Tolentino. E nello sport gli atleti dell'Athletic Avis Macerata si fanno onore a Molfetta, conquistando ottimi piazzamenti. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento col nostro video news. Ieri mattina l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi ha incontrato le parti sociali di CGIL, CISL e UIL per approfondire le possibili ricadute negative per le aziende e i lavoratori colpiti dall'alluvione, gravate anche dalla crisi congiunturale causata sia dal problema energetico che dalla difficoltà di reperire materie prime. L'incontro, ha sottolineato Aguzzi, si è reso necessario per capire la situazione attuale ed essere vicini ai lavoratori marchigiani in questo delicato momento. Insieme alle organizzazioni sindacali si è confermato che ad oggi non ci sono situazioni scoperte da tutele. I sindacati hanno rilevato che ci potrebbero essere alcune specifiche e limitate situazioni che necessiterebbero di un intervento ad hoc, in particolare in alcune unità di lavoratori del settore agricolo e pesca, oltre che la fascia dei lavoratori autonomi e dei collaboratori. Da parte della Regione, prosegue l'assessore, ci sarà il massimo impegno a monitorare la situazione e se ci dovessero essere novità significative riconvocherò le parti sociali per valutare possibili interventi da mettere in campo. Una concreta opportunità di esperienza professionale e di avvio alla carriera per artisti marchigiani è quella offerta da AMAT, circuito multidisciplinare delle Marche, che in un'ottica di rete con importanti partner italiani prosegue il lavoro di scouting nel campo della musica. La settimana appena iniziata è particolarmente ricca di appuntamenti per i giovani artisti made in Marche, Levi, Al Secolo, Damiano Simoncini e Leda, selezionati per la prestigiosa vetrina Glocal Sound Giovane Musica d'Autore in Circuito, che si sta svolgendo a Torino, pensata per promuovere la musica originale ed inedita in ogni sua forma. Un museo unico nella sua tipicità in tutta Italia, il Museo Nazionale del Costume Folcloristico, situato in Via della Croce a Castel Raimondo, attraverso le parole di esperti e protagonisti prende voce e forma anche sul web, grazie ad una serie di video interviste a disposizione del pubblico su YouTube e sui canali social dello stesso museo e del comune. Un format voluto dall'amministrazione per spiegare e dar valore ad un riallestimento che mette al centro usi e costumi del mondo folcloristico del territorio, ma non solo. Sta per iniziare la 10ª edizione del Festival del Saper Vivere fino alla fine, che verrà ospitato da domani pomeriggio fino a domenica ad Esanatolia. La 3 giorni esplorerà la tematica Pace, percorsi dell'anima per la crescita esistenziale. Questa edizione propone un dialogo sulla finitudine tra il mondo delle cure palliative e la pratica della fototerapia. Saranno presenti ricercatori e professionisti autorevoli. Degustare legumi proposti in ricette antiche e tradizionali, scoprire varietà in via di estinzione, pasteggiare in pregevoli manufatti di ceramica artigianale da riportare a casa come ricordo della festa. Sono solo alcuni tra i tanti motivi che ogni anno attirano migliaia di curiosi e gourmet ad Appignano per Leguminaria, che celebra i suoi 20 anni. Dal 7 al 9 ottobre propone un ricco programma di iniziative, menù ed intrattenimenti che coinvolgono il visitatore nel clima festoso della cittadina. Al centro della tavola i legumi che ad Appignano vengono abitualmente consumati molto prima che diventassero i protagonisti delle attuali diete nutraceutiche e i più fotografati dagli Instagrammer.
La località è anche rinomata per la produzione artigianale di ceramiche maioliche. A questo riguardo, Leguminaria ospita il concorso internazionale Ceramica Pignano e sabato prossimo sarà inaugurato il Museo dell'Arte Ceramica. Venerdì e sabato poi la Scuola Comunale di Ceramica offrirà interessanti laboratori a tema. Presentate le due iniziative in agenda il 14 e 15 ottobre rispettivamente a Loreto e Porto Recanati, organizzate dalla Commissione regionale Pari Opportunità e patrocinati dal Consiglio regionale e dalla Regione. Ad entrambi gli eventi parteciperanno le atlete rifugiate in Italia della squadra di calcio femminile afghana, ma scopriamo di più nel servizio che vi proponiamo. Un convegno e una ciclopedalata rosa per promuovere i valori delle pari opportunità e del rispetto in tutti gli ambiti, a partire da quello sportivo. I due appuntamenti fanno parte di un progetto promosso dalla Commissione regionale Pari Opportunità, con il patrocinio di Assemblea Legislativa e Regione Marche e il coinvolgimento di CONI Marche, CIP Marche, AMNIL e dei comuni di Porto Recanati, Loreto e Porto San Giorgio. I dettagli dei due eventi sono stati illustrati in conferenza stampa dalla presidente della commissione Maria Lina Vitturini. 14 e il 15 ottobre, appunto, un doppio appuntamento di un convegno più una pedalata in rosa all'insegna delle pari opportunità. Un convegno che abbiamo appunto organizzato per una duplice motivazione. Una, proprio perché vogliamo fare un focus proprio sulla situazione delle donne e lo sport, perché nonostante i tanti passi in avanti che si sono fatti, c'è ancora un fortissimo gap per quel che riguarda proprio il trattamento, tutta una serie di trattamenti contributivi, pensionistici, ma anche voi considerate che ormai l'80% delle donne si approcciano a fare sport e nonostante questo le donne però ancora sono considerate non delle professioniste, bensì devono lavorare in maniera amatoriale, quindi molto spesso non hanno contratti di lavoro veri e propri ma delle semplici scritture private. Noi vogliamo invece che le pari opportunità si raggiungano e quindi si raggiunga anche una parità da questo punto di vista. Quindi avremo il 14 il convegno a Loreto e il giorno successivo, e qui faccio un appello a tutte le donne marchigiane, potranno venire a pedalare perché la commissione ha messo a disposizione 100 biciclette elettriche dove faremo tutte insieme proprio una pedalata proprio all'insegna delle pari opportunità. Avremo con noi anche degli atleti e delle atlete, nomi importanti nel ciclismo e anche nel paraciclismo, quindi che saranno con noi proprio per cercare proprio di raggiungere questi nostri obiettivi. Quindi tutte coloro che vorranno partecipare dovranno prenotarsi attraverso un link oppure potranno chiamare anche qui la commissione. L'eccezionale partecipazione a questa pedalata è quella che vede con noi la squadra di ciclismo afghano, che è composta da 18 ragazze che sono profughe e ospiti, saranno ospitate dal comune di Porto San Giorgio, che ringrazio. Racconteranno le loro storie, le loro esperienze e pedaleranno con noi proprio per questo obiettivo comune del raggiungimento degli stessi diritti. Domenica 9 ottobre ricorre la 72esima edizione della giornata ANMIL, associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. La celebrazione principale quest'anno si terrà a Fiume Veneto. La sezione ANMIL di Macerata ha previsto però l'organizzazione della manifestazione locale in comune. Alle ore 9 incontro dei partecipanti davanti alla sede per poi proseguire con una deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato alle vittime sul lavoro. A seguire cerimonia civile e consegna dei brevetti e distintivi d'onore ai grandi invalidi INAIL. Infine celebrazione della Santa Messa dedicata ai caduti sul lavoro nella chiesa parrocchiale del Buon Pastore. In coerenza con la tematica che quest'anno è stata lanciata per la giornata, cioè la scuola della testimonianza ANMIL e la figura del testimonial formatore, è stato realizzato anche uno spot che vi stiamo mostrando di forte impatto, che vede protagonisti due testimonial del dramma degli infortuni appunto sui luoghi di lavoro.
L'Istituto di Istruzione Superiore Garibaldi di Macerata, organizzato per domani 7 ottobre nell'Aula Magna dalle ore 16, un incontro aperto a tutti sullo studioso, economista, agrario ed accademico maceratese Ghino Valenti. Per l'occasione viene presentato il volume Cooperazione e Co-creazione, nuove riflessioni politiche, economiche e giuridiche nel pensiero di Ghino Valenti, a cura di Pamela Lattanzi e Stefano Spalletti. I due docenti di UNIMC, insieme a Monica Stronati, sempre di UNIMC, e a Franco Sotte dell'Università Politecnica delle Marche, approfondiranno il profilo biografico ed intellettuale di Valenti. Nell'occasione sarà introdotto anche un corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di primo grado. E in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, sabato 8 ottobre a partire dalle ore 15, è prevista un'interessante manifestazione. Presso il Polo Museale di Pioraco, in via Antonino Pio, sono in programma una serie di laboratori didattici gratuiti per bambini e ragazzi. È prevista poi l'iniziativa Mastro Cartaio per un giorno, organizzata dal Comune di Pioraco, dall'Associazione Musei e dall'Unione Sportiva Aclimarche APS. Oltre a questa sono previste laboratori del gioco con lezioni di partite libere di scacchi e dama in occasione della giornata nazionale Lo Sport che Vogliamo. E poi ingresso gratuito ai musei della carta, della filigrana, dei funghi e dei fossili, anche per i genitori che accompagneranno i bambini. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 344-2229-927. E domenica prossima, 9 ottobre, i musei civici di Tolentino parteciperanno alla FAMU, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Si potranno visitare il Castello dell'Arancia, il Mumor e la mostra Il Volto di una Città, con orario 10:30-15 e 15:18. Il testimonial ufficiale dell'evento sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un'idea di Elisabetta Dami. In questa giornata tutte le famiglie visiteranno i musei pagando il family ticket e dopo la visita ogni bambino farà un disegno legato al museo, mentre i ragazzi più grandi potranno fare foto e condividerle per conoscere tutte le bellezze della città. Il tema del 2022, diversi ma uguali, parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità culturale, fisica e cognitiva sia strumento indispensabile di inclusione sociale. La giornata nazionale è organizzata dall'Associazione Famiglie al Museo con il patrocinio del Ministero della Cultura. La città di Camerino è invece inserita negli itinerari organizzati dal Comune di Macerata per la mostra Carlo Crivelli Le relazioni meravigliose, che si inaugurerà proprio domani a Palazzo Buonaccorsi. L'evento coinvolge il territorio delle Marche, che conserva ancora oggi importanti testimonianze dell'arte delle Crivelli e dei suoi seguaci, oltre che della civiltà del polittico che i Crivelli contribuirono a diffondere e mantenere in auge fino alla fine del 400. A corredo e arricchimento della mostra ci sono vari itinerari nei luoghi della provincia di Macerata che custodiscono opere di Carlo, dei suoi epigoni e continuatori, insieme ad altre testimonianze rilevanti del polittico alla veneziana, cioè la tradizione dei dipinti d'altare formati da più pannelli racchiusi in fastose cornici intagliate e dorate. L'edificio Venanzina Pennesi sarà aperto fino al 12 febbraio con il seguente orario: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Cresce l'attesa per l'arrivo a Tolentino dell'attore Luca Capuano, che prenderà parte alla rievocazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda, nelle vesti di narratore appunto della stessa leggenda. La manifestazione si terrà domenica 9 ottobre dalle ore 17:30, dopo il rinvio per lutto regionale per le vittime dell'alluvione nelle Marche. Maggiori dettagli nel servizio con l'intervista alla presidente dell'associazione che organizza l'evento. L'Associazione Artistico-Culturale I Ponti del Diavolo della città di Tolentino organizza domenica prossima, 9 ottobre, la rievocazione storica sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda. Un ospite d'eccezione arriverà qui in città, ne parliamo con la presidente Carla Passacantando.
Sì, allora il 9 ottobre, quindi diciamo alle 17:30, ritorna l'evocazione storica sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda. Ritorna perché dopo la pausa dovuta al Covid, quindi il periodo del Covid, si ritorna e anche per questa occasione ci sarà un attore, e questa volta sarà Luca Capuano, che farà nell'ambito della rievocazione storica della leggenda, il narratore. Alla fine, quindi della rievocazione della leggenda di tutta la manifestazione, l'attore rimarrà con il pubblico, quindi per foto oppure per scambiare qualche battuta con le persone che vorranno parlare con lui. E allo stesso tempo abbiamo anche altri momenti, abbiamo anche il cane attore che parteciperà a questa rievocazione della leggenda, è Cleo. È un cane bravissimo e anche lui al termine della manifestazione si fermerà con i bambini per qualche dimostrazione. Ma non è solo rievocazione della leggenda per quanto concerne quindi questa rievocazione che sicuramente è in versione ridotta rispetto agli anni passati, ma per il futuro ritornerà, quindi per il prossimo anno ritornerà con nuove iniziative. Dicevo che ci saranno anche altri eventi, tipo le danze duecentesche con il gruppo Sfumature Danza, quindi ci saranno queste ballerine che riproporranno momenti di vita di danze del 1200. Una manifestazione che ne prevede al suo interno delle altre, tra cui il cittadino Tolentinate dell'anno che si è già svolto. Ok, la manifestazione, quindi la celebrazione del cittadino dell'anno è avvenuta il 10 settembre, quindi è stato il primo appuntamento nell'ambito della rievocazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda. Quest'anno, per questa edizione, ci sono solo due appuntamenti, diversamente, come dicevo prima, dal passato, perché c'erano molti altri. Comunque stiamo lavorando per riproporne altri nuovi per la prossima edizione. E volevo comunque aggiungere lo scopo di queste manifestazioni. Lo scopo principe è quello di rivalutare la struttura Ponte del Diavolo e non a caso la manifestazione si intitola Sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda. Si cerca di rievocare momenti di vita del 200, quindi storia e allo stesso tempo la leggenda. Questo perché? Perché il Ponte del Diavolo è una struttura molto importante per la città e in particolare per coloro che vivono al di là del Chianti, perché senza questo Ponte del Diavolo sarebbe difficile arrivare al centro storico. Quindi l'obiettivo dell'associazione Ponte del Diavolo è quindi quello di portare avanti questa struttura, di renderla sempre più conosciuta, non solo nel Tolentino, che il Tolentino lo conoscono tutti, ma in Italia, ma anche nel mondo. E non a caso stiamo portando avanti anche una serie di gemellaggi tra i Ponti del Diavolo, quindi tra un po' ne suggeriremo un altro. Invitiamo quindi tutti a partecipare domenica alla manifestazione con l'attore Luca Capuano. Una serata all'insegna del grande jazz con tre storici esponenti del jazz italiano, musicisti esperti e versatili, con alle spalle una lunga ed intensa vicenda artistica. Sabato 8 ottobre alle ore 21:15 si esibiranno al Politeama di Tolentino Nico Gori, Ella De Bandini e Massimo Moriconi. Il trio ha già all'attivo tantissimi concerti e partecipazioni a diverse rassegne e festival italiani, in particolar modo a varie edizioni di Umbria Jazz. Il jazz è organizzato con l'associazione Tolentino Jazz e continuerà sabato 12 novembre con Johnny O'Neill Trio, artista jazz di fama mondiale. Sarà un'edizione che si annuncia ricca di concerti, eventi ed ospiti di altissimo profilo, quella del Fermo Vocal Fest 2022, che si inaugura proprio questo weekend con il concerto di apertura di sabato 8 ottobre alle 21:15 all'Auditorium San Filippo con il Vox Poetica Ensemble, che eseguirà musiche di Monteverdi, Scarlatti, Allegri e Mastini sotto la direzione del maestro Marco Scavazza. Il giorno dopo, quindi domenica 9 ottobre alle ore 15, sempre in auditorium, l'altro grande momento del primo weekend, la 12ª edizione del concorso nazionale Città di Fermo, che vedrà coinvolti cori di altissimo livello provenienti da tutta Italia ed una giuria di profilo nazionale ed internazionale. Da sottolineare anche il laboratorio per direttori di coro sulla musica antica, previsto per sabato e domenica all'Oratorio di San Domenico. La scrittrice, blogger e giornalista marchigiana Giulia Ciarapica aprirà sabato prossimo alle ore 21 al Teatro Settempedano Italia la rassegna Incontri con l'autore dei teatri di San Severino per la nuova stagione.
L'incontro ad ingresso gratuito sarà introdotto e moderato da Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei teatri. Con il suo ultimo romanzo dal titolo Chi dà luce rischia il buio, la Ciarapica porta il lettore tra i miti scintillanti del boom e le lotte operaie della provincia marchigiana per ricordare che ogni famiglia è un posto diverso, illuminato e oscuro. Gli incontri proseguiranno domenica 13 novembre con Fabio Baccà, finalista al Premio Strega 2022 e al Premio Campiello, che insieme allo scrittore Federico Piancatelli racconterà una storia di viaggio e di vita. L'appuntamento a Palazzo dei Governatori sabato 26 novembre alle ore 17. E dopo il successo di quest'estate con il primo evento pubblico, la Biblioteca Viva, progetto di incontri con gli autori, la collaborazione fra Luna Eventi ed il Comune di Caldarola riprende sabato 8 ottobre alle ore 18 con Pierluigi Venturi, project manager e formatore, alla sua seconda pubblicazione con La Repubblica di Felicitas, che sarà al centro dell'evento dibattito per fornire un punto di vista di massima per ridefinire lo stare insieme all'interno del nostro paese, che deve valorizzare maggiormente le proprie qualità e migliorare i propri difetti. L'incontro si terrà alla Sala Tonelli. L'ingresso è libero e gratuito, ma si può prenotare il proprio posto con un messaggio al 320-8231-167. Corsi di teatro per tutte le età, è questa la nuova iniziativa che la Compagnia Valenti metterà in atto con l'amministrazione comunale di Treia a partire da novembre. Le lezioni saranno settimanali tutti i giovedì nell'aula multimediale in via Cavour. Corsi distinti per età e per orario affidati alla direzione artistica di Francesco Faccioli. Sono previste due lezioni gratuite di prova, giovedì 2 e 10 novembre, al termine delle quali chi vorrà continuare resterà aderendo al pagamento di una quota mensile o annuale. I dettagli verranno spiegati nel corso delle prime lezioni. Per informazioni è possibile chiamare il numero 335 7681 738. Vediamo invece ora, dopo una breve pausa pubblicitaria, lo sport, mentre ora il meteo. Previsioni per venerdì 7 ottobre. Cielo sereno o poco nuvoloso per temporanei annuvolamenti. Precipitazioni assenti con temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli nord-occidentali, mare poco mosso.